Buongiorno, oggi come sappiamo è la festa della donna, 8 marzo, è una giornata particolare per noi della scuola Masi de Amicis, perché festeggiamo questa giornata nel vero senso della parola, facendo riflettere i nostri alunni sia della scuola primaria de Amicis sia della scuola media Masi su queste tematiche della violenza in generale. Approfittiamo appunto simbolicamente di questo giorno, ma che ha visto i nostri ragazzi impegnati su questa tematica della violenza, del femminicidio per parecchie settimane. Abbiamo fatto riflettere, fatto scrivere, fatto dialogare i nostri alunni, perché l'importanza di questi momenti è proprio quando diamo un significato oltre, quando facciamo riflettere, e i nostri alunni lo hanno fatto. In qualità di assessore alla pubblica istruzione, ritengo che la scuola con il comune e anche le associazioni di territorio possano comunque creare una vera e propria rete antiviolenza. La violenza in realtà è un fatto culturale, per cui ritengo che vadano educati i giovani, gli studenti, a nuovi modelli sociali, culturali che comunque abbiano un valore educativo, rispetto proprio a questi che sono i temi, che tratteremo in particolar modo oggi a conclusione di un progetto che abbiamo condiviso con la scuola e le pari opportunità, la delegata Giuliana De Vinco. E in realtà l'installazione e l'inaugurazione della panchina che oggi faremo non è soltanto un fatto formale, ma è la conclusione appunto di un progetto che ha visto una serie di incontri tra scuola e ente e approfondimenti e condivisione di studi già intrapresi della stessa scuola. Vedremo delle frasi sulla panchina, sia quella della Masi qui e quella della scuola di Amicis, frasi che hanno scelto gli alunni delle due scuole. Ringraziamo anche la delegata Alverde che oggi ha voluto, in occasione di questa manifestazione, donare due camelie. Una andrà piantata in questa scuola e un'altra alla Via Roma, alla Via Amicis. In qualità di delegata alle pari opportunità del Comune di Atripalda, ho accolto di buon grado l'iniziativa che parte anche da una volontà stessa della dirigente del corpo docenti, e di concerto con l'assessore alla pubblica istruzione abbiamo deciso di dare appunto una voce anche alla scuola, in maniera tale da poter installare una panchina rossa che fosse un simbolo. Abbiamo scelto l'8 marzo a suggello di questa intenzione, in maniera tale che si possa ogni volta qui passando davanti alla panchina poter riflettere su quello che è il concetto, e farlo nei confronti dei ragazzini, dei piccoli, crediamo possa essere un seme che venga piantato, che tra 20 anni si possa non dover parlare più di pari opportunità, perché possa essere un concetto insito nella mente dell'essere umano. E quello che mi sento di dire è che questa panchina possa essere un monito alle ragazze affinché si facciano rispettare sempre, cosa imprescindibile nella loro vita, ma soprattutto ai ragazzi, affinché abbraccino il concetto che il rispetto e l'educazione nei confronti delle persone deboli e della donna rendono la persona migliore e di certo non la violenza. Guardate, mica potete Monelli. Dai, un applauso. Alla presa, alla presa. Adesso. Chiude tutto il significato di questa panchina.